Uè, ragazzi, e bentornati in questo nuovissimo episodio di Salva il mondo che vorrei. Questa serie non ha bisogno di presentazioni, però lascerò in descrizione tutti i link dei precedenti episodi per tutti i nuovi arrivati sul canale, qualora questo episodio vi interessasse. Se dalla regia per favore mi lasciano una canzone di sottofondo... No, regia, per favore, non una canzone da Tutti in cucina con Benedetta Parodi, una canzone più soft. Ecco, perfetto, così va benissimo. Quest'oggi cominciamo con un eroe. Questo eroe era stato introdotto nella season 1 su Battaglia Reale e non che a noi ci interessi, Però questa skin è molto bella esteticamente, almeno a parer mio. E sicuramente le abilità che sono state proposte su questo eroe non sono mai state viste prima. Andiamo subito a scoprirle. Come vedete è la skin della discoteca, quindi che cosa potrà mai fare? Le abilità sono le granate, il grido di guerra e le doppie pistole. Leggiamo bene l'abilità. La granata viene convertita in una boogie bomb. Che cos'è la boogie bomb? È quella che ti fa ballare quando... la granata ballerina, per intenderci. Che fa ballare gli zombie per 2 secondi. Questa è l'abilità se messa come supporto. Se messa invece come comandante, farebbe ballare gli zombie per 6 secondi. E sbloccherebbe anche un vantaggio squadra. Attenzione! Usare un emote sotto l'effetto di grido di guerra... raddoppierà l'effetto di grido di guerra. Richiede 4 eroi a 3 stelle. Secondo me è da prendere in considerazione, perché anche la granata ballerina non è mai stata introdotta su Salva il Mondo. Potrebbe essere veramente divertente, secondo me, anche il semplice fatto di lottarla in giro per la mappa, ok? Come hanno fatto la porta a porta, le granate impulso, le granate puzzolenti, no? Che tu le lutti in giro per la mappa. Potrebbero fare una cosa del genere con le granate ballerine. E addirittura, che ne so, fare questo eroe appunto così come ha proposto questo ragazzo. Purtroppo non posso dargli crediti in quanto non si è taggato nell'immagine. E che dire, raga, a voi piace questa idea? È da un po' che è cambiata tutta la mappa di Montespago e come tutti voi avrete notato è veramente veramente difficile scorrere tutte le missioni, specialmente se poi noi andiamo a cercare le missioni di livello alto. Questo ragazzo ha proposto un nuovo sistema delle missioni, cioè una nuova grafica, per esempio ordinare le missioni in ordine di livello, cioè così potremmo veramente guardarle tutte velocissimamente senza avere questa mappa troppo ingombrante che non ci dà modo neanche di sperimentare. Ecco, forse come l'ha proposto lui, cioè sarebbe un po' antico il sistema, no? Però sicuramente va migliorato. È troppo dispersivo e io, per esempio, per salire nella missione alta di Montespago ci metto un sacco, guardate. Un'altra idea che mi è piaciuta particolarmente è quella di un nuovo tipo di zombie, il trencher. Lo scavafosse sarebbe in italiano. Uno zombie concepito da Epic Ice King, grazie per l'idea. Questo zombie spawnerebbe da sottoterra, scavando da sottoterra, un po' come Diglett. Userebbe la pala per scavare da sottoterra e la utilizzerebbe anche per coprirsi ed attaccare, aggiungerei. Può essere lanciato, non ho capito bene se è lui stesso che si catapulta. Se fosse così, l'idea mi sembra un po' troppo OP. Piuttosto possiamo fare in modo che potrebbe essere lanciato dai lancialtroni e catapultato così con la pala sotto i piedi, come indica l'immagine. Fighissimo, secondo me, anche l'estetica sembra quasi un difensore tramutato in zombie. Secondo me questa è un'idea da 5 stelle, perché io lo sostituirei allo zombie col frigorifero in mano. Chiunque di voi abbia approcciato quel tipo di zombie sa quanto è palloso ucciderlo, specialmente con le armi da mischia. Bisogna sempre tirare fuori un'arma, cercare di colpirlo in testa, oppure usare abilità, oppure colpirlo direttamente da dietro. Molte volte risulta veramente veramente difficile. Ecco perché io propongo che questo zombie sia una valida alternativa appunto a lui. Voi cosa ne pensate, raga? Poi è stato proposto un nuovo tipo di mini boss epico. Attenzione, questa idea mi piace un sacco. Mi piace un sacco non tanto per il fatto che i mini boss sono troppo pochi, ma per il fatto di variare il gameplay. Un nuovo mini boss, specialmente, guardate questa immagine quanto è bello, raga. Questo mini boss è in grado di volare 5 tiles, quindi 5 spazi sopra di noi. Ha una vita molto bassa comparata agli altri mini boss. Non attacca i giocatori, ma attacca con palle di tempesta esplosive le strutture ogni 5 secondi. E può essere danneggiato solo con le armi. Bella, mi piace questa idea, specialmente il mini boss, fatto anche graficamente bene, ma questa idea che voli e che danneggi solo le strutture, a me piace un sacco, mi piace un sacco, mi piacerebbe vederla implementata nel gioco. 2 nuove abilità, Going Ninja e Going Outlander, ovvero gli stranieri. Il ninja che entra nella tecnica ombra tira fuori 2 spade che fanno un danno elevato e aumentano la velocità d'attacco per 20 secondi. Invece, quello dello straniero equipaggerà un jetpack che ti lancia in aria e tira fuori 2 pistole che metteranno le catene ai nemici per 20 secondi. Ok, quella delle catene non l'ho molto capita, ma semplicemente le pistole che fanno danno ad aria sullo straniero sarebbero una figata pazzesca. Vi dico solo questo. Io ci tengo sempre a sapere la vostra su ogni idea, raga, quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, commentate, perché il prossimo episodio sarà Salva il mondo dei miei iscritti.
Un'altra idea da prendere in considerazione è quella di tenere gli stack di viti, di assi, ma di qualsiasi materiale che noi abbiamo in quantità in uno solo stack. Per esempio abbiamo 3000 efficienti, perché devi farmi vedere tutti questi stack quando io devo scendere in fondo per esempio prendermi il quarzo o altri materiali da crafting? Fatemi vedere lo stack pulito da quanti ne ho effettivamente e poi me le conteggiate sempre con gli stack da 200, anche se sarebbe meglio di no. Però diciamo che così ha deciso la Epic di limitarci lo zaino, se proprio proprio potessero farlo sarebbe un'ottima idea, no raga? Poi abbiamo un nuovo tipo di trappola proposta, tipo le dinamo, vedete sono molto molto simili ma con una differenza molto molto particolare, ovvero gli zombie dovranno camminarci in mezzo, cioè noi dovremo metterla sì davanti a un passaggio ma non occuperà strutture come potete vedere, ci chiederà tantissimi materiali per essere craftata, purtroppo ho perso la descrizione di questa foto ma ci chiedeva tantissimi materiali per craftarla e soprattutto un tempo di ricarica molto molto elevato, oltre che essere una trappola di tipo natura. Ha la stessa funzione delle dinamo, solo che appunto laserano gli zombie che ci camminano in mezzo. Potrebbe essere un'ottima idea, raga. Lo apprezzo tantissimo questo sforzo. Questa photoshoppata che ha fatto il ragazzo lo apprezzo veramente tantissimo. È stato proposto un altro tipo di trappola che a me ha colpito particolarmente. Mi ha colpito particolarmente, ma sarà molto molto difficile da spiegare. Andiamo a leggerlo insieme. Può essere piazzato solo su un tetto pieno, ciò vuol dire che dovremmo avere una struttura di un 3x3 almeno per poter piazzare questa trappola. Causa afflizione da natura, sempre, anch'essa. E questa trappola può roteare su se stessa. Attenzione, cosa farà? La gallina lancerà un laser elettrico dalla bocca che durerà un paio di secondi e avrà effetto ad area, ciò vuol dire che avrà un'esplosione tipo ad area e colpirà qualsiasi cosa in un raggio di 0.5 tiles, quindi quasi in una piattaforma, diciamo. La trappola può raggiungere fino a un 5x5, inteso che il raggio può arrivare molto molto lontano, ma non può mirare nulla sotto di essa. Il lato negativo di questa trappola sarà che sarà molto costosa da craftare, avrà poca durabilità e un lunghissimo tempo di ricarica. Inoltre ci sono le immagini che ci fanno vedere quanto appunto prenderà la trappola. Io l'apprezzo molto, anche il fatto della gallina che mira, magari mira anche i taker, che ne so raga, potrebbe essere veramente una figata. Secondo me potrebbero introdurre una cosa del genere, che poi per craftarlo ti costa veramente veramente tanto, perciò si prende la briga un giocatore a partita di craftarlo, oppure si mettono insieme i materiali per farne uno. Raga, potrebbe essere veramente ottima come idea, eh? Quest'idea farà comodo a molti di voi. Infatti è stato proposto di poter acquistare i voucher di reclutamento eroe per 5000 di oro, perciò non sono tanto ottenibili, però se noi riusciamo a farmare così tanto oro da poterci permettere, magari vogliamo proprio quell'eroe con quell'abilità, oppure quell'eroe che ci dia quel vantaggio ma non possiamo perché non ce l'abbiamo e non abbiamo più voucher, beh, con 5000 di oro, che sono tanti, sarebbe possibile acquistarne uno. Secondo me ci sta come idea, anche perché ora con tutti questi cambiamenti vedo persone che proprio non riescono a costruire le build perché appunto gli manca quell'eroe oppure gli manca l'altro, e io mi metto nei loro panni. Effettivamente cominciare il gioco ora ti serve praticamente tutto se vuoi veramente sfruttare appieno il gioco. Per me farebbe molto molto comodo e migliorerebbe anche la qualità di vita dei giocatori, diciamo. Infine raga, l'episodio di oggi lo chiudiamo così. Avete presente la nostra casa base? Ecco, guardate quanto è bella, guardate quanto è affascinante. Io vorrei poter camminare qui dentro piuttosto che nel menu dello schermo, appunto per poter selezionare i miei materiali, lo zaino, l'equipaggiamento eroe, le missioni. Mi piacerebbe proprio quando apro Salva il Mondo entrare direttamente nel mio scudo di tempesta o nella mia casa base, che è appunto questa, e camminare dentro un po' tipo alla Warframe, per appunto selezionare il computer che mi porterà le missioni o la lista amici o la mail, fare questo tipo di cose, no? Poi magari c'è anche la sezione fuori direttamente dalla casa base senza entrare nelle missioni specifiche, dove io posso esplorare, posso farmare, posso navigare, posso fare qualsiasi cosa, e questo riprende un po' il tema sempre di come è nato Salva il Mondo che vorrei. Io spero che questa idea veramente venga presa in considerazione un domani dalla Epic, anche perché la gente sta veramente spingendo tanto da questo punto di vista sia su Reddit che su altre piattaforme. Io raga non posso fare altro che chiedervi la vostra opinione, secondo voi cosa ne pensate? Io sono sicuro che Salva il Mondo è un gioco fantastico e ha delle potenzialità infinite. Fatemi sapere con un commento la vostra, mi raccomando lasciate un like a questo episodio per supportare la serie, perché se arriviamo a 500 like arriverà subito il prossimo episodio, e ricordatevi che comunque noi ci vediamo domani. Grazie mille della visione a tutti quanti. Bella bella!